edizione di Stadio News in studio Marco Gullà. Prosegue la preparazione del Palermo in vista della sfida di Bologna di domenica pomeriggio. La squadra di Muti ha sostenuto una doppia seduta, lavoro atletico tra campo e palestra al mattino, esercitazioni tecnico-tattiche nel pomeriggio. Mattias Silvestre ha proseguito l'attività di riatletizzazione, mentre Giulio Migliaccio ha svolto un lavoro individualizzato. A riposo Fabrizio Miccoli per uno stato influenzale. Amir Ruzinić, agente del trequartista del Palermo. Josip Ilicic spegne tutti i rumors di mercato che riguardano il suo assistito. Ilicic nel mirino dell'Inter? Questa notizia è uscita nel momento in cui il ragazzo vive un periodo particolare a Palermo, con la tifoseria che lo contesta, quindi non a caso escono queste voci quando il giocatore trova delle difficoltà, ha spiegato il procuratore sloveno. Da parte mia e di Ilicic posso dire che non c'è alcuna trattativa, né alcun contatto con nessuna società in Italia e in Europa. È presto per parlare di mercato. Domenica al Dallara il Palermo proverà ancora una volta ad invertire il trend negativo in trasferta. Le ultime prestazioni esterne ci danno fiducia, ha detto il centrocampista rosanero Giulio Migliaccio. Ci siamo quasi a cancellare questo maledetto zero dalla casella delle vittorie in trasferta, che come ho detto più volte mi dà molto fastidio. A 9 giornate dal termine, non aver ancora vinto fuori casa è triste, siamo consapevoli di questo, dobbiamo fare il risultato a Bologna. Doppio allenamento a Casteldebole per il Bologna in vista della partita con il Palermo. Seduta differenziata per Ramirez e Garix. Raggi, Perez e Mudingai hanno sostenuto una seduta di allenamento personalizzata in vista della giornata di squalifica. Bologna favorito sul Palermo per la nota agenzia di scommesse Curse al Bookmaker nella partita di domenica al Dallara. Il successo dei Felsini è quotato a 2,40, pari a 2,50, vittoria rosanero a 3,85. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.